Le notizie cronologiche sono scarse. Odiglia o Ottiglia, figlia del duca Adalrico di Alsazia, regione della Francia orientale, ma anche nei secoli passati fu più volte della Francia o della Germania, nacque dunque in Alsazia nel VII secolo, cieca dalla nascita e, secondo la leggenda, il padre l'affidò ad una domestica. Costella condusse la bambina al monastero di Balma e si racconta che nel momento in cui il vescovo San Erardo la battezzava, riacquistò la vista. Restò a Balma per un certo tempo, poi Odiglia fu ricondotta a casa da suo fratello Ugo. Il padre Alderico fondò per lei il monastero di Honenburg, in Alsazia, di cui divenne la prima badessa e li visse santamente. Lei stessa fondò il monastero di Niede Munster. Morì il 13 dicembre di un anno della fine del VII secolo. La badessa e il monastero di Honenburg sono menzionati in una donazione fatta alla badessa Adela nel 783. La prima vita di Sant'Ottiglia fu scritta agli inizi del X secolo da un cappellano di Honenburg. La regola osservata nel monastero fu quella benedettina, integrata da altre particolarità. Questo sembra dipendere dalla parentela fra Adalrico e sua figlia Ottiglia con Leodegaro, il grande diffusore del monachesimo benedettino. La Santa Badessa fu sepolta a Honenburg nella chiesa di San Giovanni. Questa chiesa e la tomba furono nominate per la prima volta da Papa Leone IX il 17 dicembre 1050. Le reliquie hanno una storia a sé. Alcune vennero trasferite in altri posti. L'imperatore IV Carlo, il 4 maggio del 1353, ricevette il braccio destro, oggi conservato a Praga. Altri, che erano ad Odiglienberg, furono salvati dalla rivoluzione francese del 1795, anche se il sarcofago perse allora il suo rivestimento di marmo. Nel 1842 furono deposte in un cofano sotto l'altare. Le reliquie invece che furono portate a Eisenberg nel XVII secolo furono distrutti dai rivoluzionari nel 1798. Il culto per Sant'Ottiglia fu molto diffuso per tutto il Medioevo, in tutte le abbazie germaniche e in alcune regioni francesi. Ancora oggi è molto venerata nelle diocesi di Monaco, Meissen, Strasburgo e nelle abbazie benedettine femminili austriache. Il martirologio romano, seguendo l'antica celebrazione del secolo XII a San Gallo, la ricorda al 13 dicembre. Sant'Ottiglia dal 1807 è patrona dell'Alsazia, dove riceve un grande culto popolare, il Mont Sant'Odile, ed è un luogo di pellegrinaggio assai frequentato, dove viene celebrata il giorno dell'anniversario della traslazione, avvenuta il 7 luglio 1842. Cappelle in suo onore sono costruite su colline e montagne, invocate specialmente per la guarigione degli occhi, delle orecchie e del mal di testa. Infatti essa rappresenta in veste di badessa con un libro aperto sui cui posano due occhi. A volte è raffigurata mentre libera dal purgatorio l'anima di suo padre Alderico, inoltre a volte porta in mano un calice che si riferisce a un episodio della vita per cui Odiglia, gravemente malata e poi morta, senza aver ricevuto il viatico, grazie alle preghiere delle sue consorelle addolorata, risuscitò e fattosi portare il calice con le particole, si comunicò da se stessa morendo subito dopo. Il suo nome è Odiglia, ma dal secolo XV in Baviera e poi in Alsazia fu adottata la versione Ottilia. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, la vicenda di oggi, di questa santa, Sant'Ottiglia o Odiglia, quello che volete, si interseca in maniera fantastica con l'altra santa di oggi celebrata, Santa Lucia. Ambedue relazionate agli occhi. Ecco qui il martirologio romano riesce sempre in maniera eccellente a costruire e a intersecare, come dicevo prima, tutte queste vicende di santi. Sant'Ottiglia ha una connotazione che molte volte per il mondo, come dicevamo l'altro giorno, che difficilmente riesce a capire quando c'è una santità, quando c'è l'azione dello Spirito Santo, in cui agisce nelle persone, queste persone fanno cose che sono miracolose. Ecco, questa donna muore ma non ha ricevuto il viatico, non si è comunicata, risorge
e prende la comunione e poi se ne ritorna dal suo creatore. Ecco, questo per dirvi quanto il morire in grazia sia un qualche cosa di estremamente santo. Ricordiamoci sempre della buona morte, di quello che è il raccomandarsi alla buona morte, e ricordiamoci sempre ciò che vi dico anche in maniera quasi ossessiva, che cosa sia l'Ave Maria nella seconda parte, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quindi quello che io vi voglio consigliare è sempre quello di ricordarsi benissimo di quelle che sono le fasi di molti santi, quelle di non trascurare nulla, di non trascurare neanche quelle cose che sembrano delle devozioni così un po' personalistiche per certi santi. No, la santità è per tutti, l'eccesso di santità non esiste, esiste una volontà di santità, perfezionarsi nella santità, ecco, questo sì. E quello che poi mi permetto di dire rispetto anche a queste vicende è che le visioni che ci mostrano questi santi sono proprio quelle della grandezza dell'anima. Ecco, più noi riusciamo ad entrare in quel mistero di devozione verso Dio, tanto più queste anime ci eleveranno. Per quanto riguarda altri santi, vi invito alla contemplazione e alla informazione su San Giudoco di Piccardia, un eremita che è vissuto nel VI secolo, è morto nel 669, e che ha avuto, secondo me, molti spunti belli per poter così leggere la sua narrazione. Salutato Gesù Cristo.